Ecco, sì, siamo live. Ok. Ciao ragazzi. Ciao. Okay. Ciao a tutti. Siamo qui oggi con Manuel Meli, che ciao anche lui ha doppiato tantissimi personaggi. Quindi io comincerei subito con una domanda che noi facciamo a tutti quanti i doppiatori, perché i nostri fans ci tengono tanto a saperlo, ovvero: come sei diventato doppiatore e quali consigli daresti a chi vuole intraprendere questa carriera? Allora, io sono diventato doppiatore all'età di 7 anni, grazie ad un assistente al doppiaggio che conosco da molto tempo, da prima ancora che iniziassi, che è Elena Masini. E all'età di 7 anni contattò mio padre perché le servivano delle voci di bambini, perché stava per fare L'asilo dei papà, un film con Eddie Murphy nel 2002. E quindi niente, ho fatto questo provino che andò bene, infatti la prima cosa che ho fatto fu proprio L'asilo dei papà, dove doppiai il figlioletto di Eddie Murphy, Ben, e niente, poi da lì ho iniziato fino ad oggi. E i consigli che posso dare sono sicuramente quelli di studiare, perché comunque sia, quando si inizia da bambini è più facile un po' imparare e assimilare quelle che sono le tecniche e anche il modo comunque di vivere la sala, che comunque se ci sei da piccolo ti metti subito a tuo agio, perché lo prendi un po' come un gioco. E andando avanti, soprattutto se si inizia in età tra virgolette avanzata, quindi dove si è già grandi, diciamo 18 così, è un po' più complicato, perché bisogna appunto cominciare ad apprendere da grandi queste nozioni. E sicuramente bisogna studiare la recitazione, perché comunque il doppiatore fondamentalmente è un attore, solo che non lo è davanti alla macchina da presa, però insomma un doppiatore con la voce soltanto deve fare quello che gli attori fanno con il viso, con il corpo e con la mimica facciale. È importante anche lo studio dell'addizione, perché comunque quando si va a doppiare è fondamentale che comunque la lingua italiana sia parlata e pronunciata correttamente. E una cosa che io consiglio è lo studio anche del canto, perché comunque anche nel doppiaggio, come nel canto, c'è un utilizzo molto importante del muscolo del diaframma e anche un utilizzo corretto del fiato. E poi, in fin dei conti, credo che comunque il doppiaggio sia anche, per una buona percentuale, una questione di orecchio, perché alla fine si ascolta l'originale, quindi si cerca di riprodurre un po' il suono adattandolo alla lingua italiana. Quindi sicuramente è opportuno intraprendere un po' questi vari percorsi di studio per poterlo fare al meglio, ecco. Okay. Tu anche il canto l'hai fatto da quando sei piccolo? Dunque, da quando sono piccolo no, però ho sempre cantato perché mi piace la musica, e ho sempre cantato in macchina quando mi accompagnava mio padre. poi diciamo che da qualche anno adesso ho preso un percorso di studio, perché comunque insomma, come si vede anche sui miei social, mi piace cantare, quindi voglio acquisire le tecniche giuste per poterlo fare al meglio. Okay. Allora, intanto ti volevo ancora ringraziare, perché l'abbiamo fatto in backstage ma non in live, perché appunto hai accettato il nostro invito, quindi siamo molto contenti di averti qui. E insomma, che ci puoi dedicare un pochino del tuo tempo, quindi grazie di nuovo. E procedo con la prossima domanda. Allora, molti dei doppiatori che abbiamo intervistato in questi mesi ormai ci hanno detto che preferiscono, o gli viene magari un po' più semplice, doppiare attori in carne ed ossa piuttosto che personaggi di cartoni animati o degli anime. Anche per te è così? E poi, con quale personaggio hai trovato più difficoltà? Ok, sicuramente... un po' per una questione di qualità, perché ovviamente, per quanto gli anime possano essere belli, comunque a mio avviso, almeno comunque i film e le serie TV con attori in carne ed ossa, con delle trame ben sviluppate,
sono sicuramente più belle, più stimolanti da doppiare. Però il discorso è diverso. Diciamo che io di base, comunque, anch'io direi che preferisco doppiare attori in carne ed ossa, però quello dei cartoni secondo me è un mondo completamente diverso, perché a meno che magari non è un cartone appunto Disney, Pixar, dove comunque ormai i volti, anche se sono cartoni, sono esseri umani. E quando ad esempio doppio un anime come magari Fairy Tail, in cui doppio Natsu, posso sicuramente avere più libertà di metterci qualcosa di mio, anche perché insomma l'originale, per quanto possa essere utile magari a livello di sincronia, ma non mi dà niente il giapponese, perché non conosco la lingua. Beh, certo. È completamente diverso. È caduto Aladdin, non c'è la hanno un modo completamente diverso di esprimersi, e quindi posso dare spazio un po' alla creatività. E se poi parliamo di cartoni Disney, adesso non perché essere di parte, però per esempio i cartoni che ho doppiato come Red e Tobi 2, Bambi 2, tutti i due ho fatto, Tarzan 2. Sì, lo sappiamo. Però anche Phineas e Ferb, insomma, mi diverto, anche perché lì canto pure. Quindi diciamo che di base anch'io preferisco fare le cose con attori in carne ed ossa, però ci sono quelle eccezioni che comunque ti fanno, ti rendono felice, perché sono cose particolari. E invece il personaggio con cui hai trovato più difficoltà? Allora, il personaggio con cui ho trovato più difficoltà forse è stato Charlie di Noi Siamo Infinito. Perché comunque insomma la storia è molto particolare, poi tratta dell'adolescenza, un po' del passaggio tra l'adolescenza e l'età adulta, e poi insomma è un personaggio molto segnato da un avvenimento che gli è successo in passato, e quindi questa cosa era sempre presente un po' durante tutte le scene del film, e quindi è stato difficile cercare di mantenere un po' questa sorta di sofferenza, di anche un po' di timore verso tutto quello che gli succedeva, anche quando comunque le scene rappresentavano comunque la quotidianità. Quindi sicuramente direi lui. Okay. Tutto periodo l'adolescenza. Sì, vero. Invece, Manuel, rimanendo sugli anime, io ti volevo chiedere com'è stato l'esperienza nel doppiare Taki in mm-hmm. Your Name. Cioè, in particolare io lo adoro, questo personaggio, quindi sono un sacco legata. Piace tanto anche a chi ci segue, perché ogni volta che mettiamo un post esplode. Vero. Sì. E poi, vabbè, anche se ce n'è un po' già parlato, comunque oltre a lui hai doppiato altri personaggi in film, serie TV, anime. E sì. Volevo chiederti quale tra questi personaggi ti è piaciuto di più doppiare e perché. Allora, il doppiaggio di Taki è stato molto divertente, oltre che bello, perché insomma il film è molto bello e pieno di significati. Però è stato molto divertente, soprattutto la parte in cui si risvegliano l'uno nel corpo dell'altra e scoprono un po' cose che non avevano, esatto. Non hanno più cose che avevano. Quindi è stato divertente sotto quell'aspetto, e poi è stato anche bello appunto perché ha un significato molto, molto importante sull'amore, sul destino, e quindi mi sono molto divertito, ed è stato anche emozionante poi recitare le parti più intense. Mentre invece per quanto riguarda gli altri anime, quello che forse ce ne sono due che diciamo spiccano per il mio gusto, che sono Tokyo Ghoul, uh-huh. In cui doppio Kaneki, soprattutto la prima stagione mi è piaciuta molto, e poi mi è piaciuto molto anche fare Legoshi in Beastars, è uno dei più recenti che ho fatto, quindi
questi sicuramente sono quelli che mi piacciono di più, anche se, come ho detto prima, Natsu anche è un personaggio molto divertente. Ok, invece io volevo chiederti se ci puoi raccontare qual è stato il momento più bello per te in sala doppiaggio. Diciamo che per fortuna ne ho avuti diversi, però sicuramente la soddisfazione che ho avuto nel fare Aladdin è forse tra quella che occupa i primi posti, perché diciamo che per me è stata una grande opportunità, nel senso che quando sono arrivato a fare il provino, ho avuto, diciamo che io cerco sempre di essere professionale e di fare al meglio tutto, però sai, quando arriva un punto così importante uno fa sempre di più, quindi avevo un altro approccio e una concentrazione molto importante, insomma lo volevo fare, quindi mi sono impegnato tanto. E anche soprattutto nel canto, che diciamo è la cosa che ancora mi ha dato più sprint, perché come sapete io comunque ho cantato anche in altre cose come Phineas e Ferb, però insomma cantare Il mondo è mio, per esempio, è un'altra emozione, certo. È un'altra cosa, e quindi sicuramente il momento più bello è stato quando ho saputo che mi avevano scelto, e poi quando ho interpretato più che il film, perché comunque bene o male è comunque una cosa che faccio da tanti anni, più che altro è stato interpretare le canzoni. E devo dire anche quando è uscita la colonna sonora è stato un bel momento. Ah, beh, ci credo, bella soddisfazione, poi hai fatto anche un bellissimo lavoro. Grazie. Sì, infatti. Allora, Alex, che salutiamo, sì. Alex Polidori, ci ha parlato molto di te e della vostra amicizia, perché insieme poi avete doppiato anche tanti film Disney, tra cui Nemo, perché lui sì. Praticamente ha fatto il protagonista, si è doppiato tutto il film, ma tu hai detto la frase più iconica. Sì. Quante volte te l'hanno chiesta in questi anni, visto che la chiedono sempre ad Alex, tra l'altro? No, allora... Diciamo che la cosa solitamente agli eventi o quando facciamo le interviste va così. O quando lui fa le serate, ad esempio. Io dal pubblico, per dargli fastidio, dopo che lui ha finito la canzone, gli urlo «Oh, faccio Nemo!» Così. Quindi succede che lui appunto fa Nemo, oppure direttamente fa Nemo agli eventi, fa Nemo, una Nemo, una Nemo, bla bla bla, e poi fa... Però dovete sapere che lui ha fatto la toccata del motoschifo, quindi la cosa è, fai Nemo, il pubblico, lui fa toccata del motoschifo. Quindi succede spesso, sì, tante volte è capitato che insomma questa cosa riscuote molto più clamore, ma anche perché parecchie persone usano questo vocabolo ormai nel linguaggio quotidiano. Sì, vero. Presente. Esatto. E sì, quindi, ormai è diventato... Sì. Ma... sì, beh, poi Alex, appunto, abbiamo fatto tantissime cose. Tarzan 2, dove lui faceva Tarzan e io Tantor. E poi abbiamo fatto Red e Toby, dove io ero Toby e lui Red. E poi tante altre cose, insomma siamo spesso insieme nelle serie o nei film. E siccome avete doppiato molti sequel dei grandi classici Disney, che molte volte non sono molto amati, tu che cosa ne pensi di questi sequel? Ma per quanto riguarda Tarzan e Bambi, sono più belli i primi, ovviamente. Mentre invece Red e Toby, onestamente, non ho mai visto il primo, quindi non posso fare un termine di paragone. No, ti prego, lo devi recuperare. Lo vedrò, tanto c'è Disney Plus. Prepara i fazzoletti, esatto. Tanto c'è Disney Plus, adesso recupero. Bravo. Un sequel che mi è piaciuto è stato Il Re Leone 2, ad esempio. Ah, bellissimo. Mentre il 3 non mi ha fatto impazzire parecchio, diciamo. Allora, un po'... Sì,
Sì, scusa, vai Fabio. Ok, vado con la domanda. Per tanti anni sei stato doppiatore di Zack e Cody al Grand Hotel, hai doppiato Cole Sprouse. Sì. Però adesso in Riverdale, invece di doppiare Cole, doppi Archie. Esatto. Come mai questo cambio? Beh, scusate che è ricaduto Aladdin, diciamo che... colgo dopo. No, diciamo che in quel caso è stata una scelta del direttore del doppiaggio, Fabrizio Temperini, che semplicemente ha ritenuto la mia voce più adatta sul personaggio di Archie rispetto a quella di Jughead. Anche se Cole Sprouse l'ho ripreso, tra virgolette, quando ho fatto A un metro da te. L'ho doppiato io. Ah, ok. E per caso hai qualche aneddoto sul doppiaggio di Zack e Cody? Beh, aneddoto sì, diciamo che la prima parte della serie Zack era doppiato da Jacopo Castagna e diciamo che lui era... Mi sentite? Sì. Sì. Ah, ok, perfetto, scusate. E diciamo sì, che è andato lui... un attimo via, però si è tornato. Era un po' scalmanato lui in sala, quindi faceva casino. Ogni tanto... E poi, se non sbaglio, è il figlio della Stagni, vero? Sì, esatto. Ok. Allora, aneddoti miei non ne ho, perché io diciamo che da piccolo avevo sempre un po' questa fama del bambino carino e tutto. Però ecco, Jacopo, mi ricordo che una volta ha cominciato a correre intorno al leggio, fino a che a un certo punto non ha preso in faccia l'asta del microfono. Oppure mi ricordo un momento in cui stavamo vedendo la scena e lui ha cominciato a darmi i calci sul polpaccio e ci siamo cominciati a prendere a calci mentre vedevamo la cosa, e poi l'abbiamo incisa e tutto a posto, tutto finito. Ah beh, proprio come Zack e Cody praticamente. Zack e Cody, esatto. Ok, tocca di nuovo a me. Manuel, sono andando insieme. Visto che hai doppiato anche Freddy Highmore in The Good Doctor e anche in Bates Motel, che sono due personaggi completamente diversi, per non dire contrapposti. Sì. Qual è stata la differenza di interpretazione dei due personaggi? Allora, in particolare Norman, che... Sì. Ecco. Allora, faccio una parentesi, diciamo che Freddy Highmore, tra gli attori che doppio, è uno dei miei preferiti perché è fortissimo e l'ho doppiato anche praticamente quasi dall'inizio, sulla musica del cuore, Arthur e il popolo dei Minimè, il 2 e il 3, anche le cronache di Spiderwick e anche un film che è uscito su Sky, che non ricordo adesso il titolo, si chiama, mi sembra, La rivincita di Charlie o La rinascita di Charlie, vabbè, comunque... Per quanto riguarda questi due, come dico spesso, paradossalmente è più facile stare dietro a un attore bravo piuttosto che a un attore non bravissimo. In questo caso, sicuramente tra The Good Doctor e Bates Motel ho trovato più difficoltà in Bates Motel, perché anche lì, insomma, è un personaggio con evidenti problemi mentali e bipolare, quindi... anche all'interno di una stessa frase a 3.000 cambi, esatto. e di base bisognava sempre mantenere una sorta di nervosismo e di tensione anche quando apparentemente non ce l'aveva. The Good Doctor anche è stato complicato, però in quel caso, appunto, come dicevo all'inizio, è una questione di orecchio. Io cerco sempre di seguire al massimo le sue note, senza ovviamente ricadere nella macchietta, perché quando ci sono personaggi di questo tipo il rischio che si fa è appunto quello di ricadere un po' in uno stereotipo. Invece, comunque sia, nonostante il suo autismo, Sean Murphy ha un carattere molto definito e quindi cerco di stargli dietro e di fare il massimo e di prendere al massimo tutto quello che fa lui, e quindi insomma lui è uno di quelli che spero di fare sempre, perché è un fenomeno. Sì, veramente, bravissimo.
Invece, Manuel, io ti vorrei chiedere com'è stato doppiare un personaggio odioso e anche molto antipatico come Joffrey del Trono di Spade. Mamma mia. Sei bloccato. Ho bloccato Manuel. No. Ah no, ecco, allora, si è ripreso. Sentite? Sicuramente mi sono divertito. Sì, ok. Mi sono divertito perché comunque quando interpreti un personaggio totalmente diverso dal tuo carattere, per fortuna, è molto più divertente perché puoi anche un attimo sperimentare cose nuove. Certo. Sicuramente quando, tanto ormai penso l'hanno visto tutti, quando è morto sono stato contento. Come? Ti finiva il lavoro? Si possono dire parolacce? Vai. Devo raccontare una cosa troppo divertente. Vai. Sono stato a qualche anno fa a un evento in Piemonte che era tutto a tema fantasy, quindi il Trono di Spade, il Signore degli Anelli. E quindi quando diciamo mi hanno presentato, hanno detto un po' le cose che ho fatto, a un certo punto, questo in Piemonte ricordo, e, a un certo punto lui tra le altre cose bla 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 ha doppiato Joffrey del Trono di Spade. E dal pubblico hanno fatto a pezzo di me come se fosse proprio tu, capito? Io con l'accento romanissimo, quindi evidentemente sono venuti da Roma, esprime proprio cattiveria Joffrey. Vabbè, diciamo che se è così antipatico è anche perché l'hai reso, cioè sei stato anche bravo tu nella recitazione a renderlo antipatico anche in italiano, quindi bravo. Beh sì, anche grazie, anche in questo caso lui è bravissimo, infatti la gente adesso in America lo odia, infatti lui non fa, ho letto questa cosa che non fa più, non fa più l'attore, ma è andato al college, no. Studia, perché per strada lo insultavano sempre. Madonna, la gente è esagerata, però non sa distinguere un attimino infatti, poverino. È troppo bravo anche lui allora. Eh sì. Infatti. Anche tu comunque non fa piacere prenderti questi insulti, voglio dire. No, beh, mi sono divertito. Vabbè. Continuiamo a parlare di saghe fantasy e ti volevo fare una domanda su Harry Potter. Quanto segui la saga, anche quella di Animali Fantastici, insomma, cosa sai della saga? Sei un fan? Eh beh, e quando squilla il telefono c'è Harry Potter a me, quindi sì. Oh, grazie! Finalmente uno che ci dice che gli piace Harry Potter e che lo segue, uno. Chi è? Perché tra quelli che abbiamo abbiamo intervistato che hanno doppiato qualche personaggio di Harry Potter, però tutti... Oh, mazza, io mi sono fatto anche prima della quarantena, mi sono fatto la maratona, ho rivisto tutti, è bellissimo. Grazie! Anche noi. Vabbè. Che lo davano in TV. Comunque sì, sono fan di Harry Potter, oltre ai libri, vabbè, ho visto anche i film. E Animali Fantastici è stato anche quello molto bello, perché comunque il mondo è lo stesso. E doppiare Credence anche è stato bello, ma complicato, perché, come si dice, è uno che parla poco, ma quando parla è molto intenso. E sono molto curioso di vedere lo sviluppo che avrà nel terzo film, perché insomma da come finisce il secondo si prospettano grosse cose, quindi Tu cosa ne pensi? Hai una teoria al riguardo oppure zero? No, la teoria credo che sia quella che hanno detto, poi non posso, che ne so, non so se qualcuno non l'ha visto, di chi ci sta seguendo. Beh, ormai è passato tanto tempo. Beh, io spero anche per me che veramente sia il fratello di Silente. Sì? Tu lo speri? Eh sì, perché comunque a parte è un bel personaggio Silente, forse uno dei più belli. Sì. E poi sicuramente anche la storia diventa ancora più interessante, no? Perché se bisogna vedere se alla fine cederà comunque alle parole di Grindelwald e quindi si mette dalla parte del male, oppure se alla fine passerà nel giusto, vedremo. Pensa che tu lo scoprirai prima di tutti, perché quando ecco, che fortuna! Da fan di appunto Harry Potter, quando ho letto l'ultima scena del secondo,
mi sono girato verso la direzione, ho fatto, ma che è davvero? Perché ha salito proprio un brividino, quindi speriamo bene. Penso che io al cinema mi sono alzata in piedi e ho gridato, che cosa? Non ci credevo. Ma ti volevo chiedere, Manuel, in che casa sei? Se hai fatto il test su Pottermore oppure in che casa ti senti? Ho fatto il test, ovviamente, beh, ovviamente Grifondoro, perché tanto non è che uno, pure se è Serpeverde, non è che mette mai i suoi difetti in queste cose, però no, ho risposto abbastanza sinceramente, Grifondoro. No, però è abbastanza preciso come test, quello di Pottermore. Sì, infatti. Perché, cioè, rispecchia molto. Infatti pure noi ci ritroviamo molto. Nelle descrizioni. Siamo tutte diverse noi come casate. tocca a me. Allora, adesso ovviamente parliamo di Aladdin, che è stato fino adesso il nostro live action preferito. A me è piaciuto veramente tantissimo. Vado per gradi perché in questa domanda ci sono tante domande, quindi preferisci che te le dico tutte insieme o vado una alla volta? Una alla volta. Ok. Allora, la prima, come sei stato scelto per doppiare Aladdin? Beh, appunto, sono stato scelto attraverso un provino che riguardava sia la parte recitata che cantata. E le parti parlate si dividevano in tre. La scena in cui lui parla con Jasmine a casa sua, tra virgolette, capendo da come è vestita e da quello che indossa, dice che è un'ancella della principessa. E poi ho fatto la scena con il genio quando lui parla del suo amore per questa ragazza. Sì. E poi la terza scena era quando Jafar lo stringe e lui poi gli dice sarai sempre secondo. E da lì poi Jafar si trasforma e niente. E invece il provino cantato erano due scene, era, beh, ovviamente Il mondo è mio, e poi la mia vera storia del mercato. Ho fatto questo provino e pure l'attesa è stata lunga, perché comunque quando ci sono cose così importanti si fanno tanti provini, poi in particolare sulle canzoni, non dirò nomi, ma c'era anche qualche talent nel volo mio, però. Comunque io bello figlio e niente, quindi poi dopo due o tre settimane mi hanno dato l'esito ed è andata così. Ma perché tante volte nei film, no, prendono magari per il doppiaggio parlato una persona, magari per il cantato un altro. Come mai questa volta era voluto prendere lo stesso doppiatore per il canto e per il doppiaggio, oppure no? Ma diciamo che il più delle volte sono operazioni di marketing, ossia si pensa che se c'è un talent ci va più gente al cinema. Però, insomma... Però magari vanno a comprarsi il DVD, perché... No, vabbè. Adesso non voglio parlare di Aladdin, se no sembra che porto acqua al mio mulino. La Bella e la Bestia, non c'erano talent, no. Il film è andato bene lo stesso, quindi alla fine, no? Anzi, diversa, più delle volte... No? La doppiatrice cantata e recitata. Sì, comunque è una cantante che fa il canto e l'attrice fa l'attrice. Certo. E quindi sì, è una scelta di marketing. In questo caso evidentemente hanno optato per altre cose. Diciamo che spesso è preferibile, no, quando sia per chi produce il film, ma anche per il pubblico, penso, quando c'è magari la stessa voce, come è successo nel punto anche in La Bella e la Bestia, dove c'è Daniele Giuliani che interpreta le Tont sia nella parte cantata che recitata. Credo che sia una cosa in più. Quindi diciamo che però il più delle volte, soprattutto se ci sono grandi aspettative sul film, si usa questa tipologia di scelta. Ok, la seconda domanda è più facile, penso, se ti è piaciuto.
Sì. Ok. E invece cosa ne pensi dei live action Disney in generale? Allora, ovviamente ce ne sono alcuni fatti bene, come ad esempio, vabbè, Aladdin. È vero. Anche la Bella e la Bestia con Emma Watson, secondo me, è fatto bene. E in realtà anche no, perché, in realtà non è che ho visto moltissimi live action, ho visto Alice, però vabbè, quello è proprio riadattato, diciamo. Vabbè, sì. E devo dire la verità, il Re Leone, per esempio, non mi è piaciuto, perché nemmeno a noi. Cioè, delusione è stato. Il live action, secondo me, se uno lo deve fare, deve aggiungere qualcosina in più, sì, esatto, travisare o stravolgere la trama. Ma se tu fai il Re Leone paro, e ci togli delle scene, non solo paro, hanno tolto la scena più bella del film, esatto, che è quella della botta in testa, il resto lo fai uguale, cioè non capisco il nesso, il senso, no. E 5 minuti di palla di velo che gira per la savana. E poi la canzone, quindi, quando Simba torna a casa, che ci hanno messo quella di cosa? Quella di Beyoncé, però invece era molto più bella quella del cartone. Il cartone, dai, sì, cioè, dava tutto l'emozione. Dava più carica, più che altro. E poi io adoro Beyoncé, però non, sì, ma mica non si stava. Cioè, vabbè. Siamo d'accordo allora. Sì, sì, assolutamente. Quindi dai. Hai trovato difficoltà nel cantare le canzoni di Aladdin sempre? Un po' sì, perché c'è stata ovviamente un'attenzione incredibile, e soprattutto sulla prima ho trovato delle difficoltà a seguire un po' il sync, perché come avrete visto c'è un tipo di regia che è un po' bollywoodiana, cioè rallenti, accelerato, e quindi è stato un po' complicato stare dietro al labiale. E anche perché appunto poi questo è un dibattito che c'è sempre, il cambiamento delle parole, il cambiamento delle parole, delle canzoni, dipende soltanto ed esclusivamente da quello, perché per quanto è vero che bisogna essere il più possibile fedeli, però insomma se è evidente che l'attore dice una U non può finire la frase in A. Quindi... Però guarda, se vuoi portare questo appello, noi non contiamo niente, però da parte nostra, come tutti anche i nostri 900.000 passa fan, tutti dicono, a noi non ci interessa, anche se si vede che labiale è diverso, lasciateci i testi originali. Quindi vuoi portare questo appello? Quello andrebbe detto alla Disney. Noi, figurati, con me sfondi una porta aperta. Ma tu conoscevi la canzone prima? Cioè, sì, quella classica? Sì. Cioè, ti sei trovato male, immagino, a cambiare le parole, che dicevi, no, oddio, adesso devo dire questa cosa, invece... Allora, su Il Mondo è Mio ho storto solo un po' il naso lì, quando dice invece che nessuno ti dirà che non si fa, non ti diranno no, non si può, però quella appunto è... È una questione di labiale. Il problema è che se uno poi fa le cose come è giusto farle, cioè classico, te lo rimandano indietro, perché appunto è doppiaggio di un live action, e quindi è così. Però ecco, io ero talmente dentro che non ho fatto molto caso poi alle parole, insomma. Anzi, devo dire che fra tutte Il Mondo è Mio è quella che è rimasta, sì, un po' più, meno male, sì, perché... sì, assolutamente, se no la gente sbroccava. No, perché tipo la Bella e la Bestia l'hanno comprato, cioè l'hanno cambiato completamente le parole delle canzoni. Però quella del ballo l'hanno lasciata uguale, almeno. Esatto. Quella lo sai perché? Perché quella è fuori campo, la voce, esatto, non si vede, esatto. Vabbè. Come ti sei trovato a cantare con Naomi? Allora, diciamo che io con Naomi ho cantato soltanto lì all'anteprima a Milano, ma devo dire che insomma ho trovato una ragazza molto umile, simpatica, brava, quindi non ho avuto nessun tipo di problema, e anzi è stato molto bello. Comunque lei in quel momento stava avendo
anche un discreto successo, perché se non sbaglio era appena uscita da X Factor. Sì, sì. Insomma, lei è brava anche a rappare, bravissima, quindi è stato molto, molto bello per me. Bene. Le domande di Aladdin sono finite. Passiamo ad altro. Hai mai incontrato un attore che hai doppiato? Sì, ho incontrato da piccolissimi, cioè sia io che lui eravamo piccolissimi, Cole Sprouse. E poi all'anteprima di Hunger Games ho visto Josh Hutcherson, così, un saluto al volo. Bello. E poi ho incontrato un regista, Luc Besson, che ha diretto, oltre a tantissimi film che ha diretto, tipo Il Quinto Elemento, sì, non solo per dirne uno, aveva diretto nella fattispecie Arthur e il Popolo dei Minimei, la produzione aveva organizzato una giornata di interviste a Villa Borghese e molto carinamente mi hanno fatto fare qualche domanda a lui e quindi è stato molto divertente. Ora facciamo la domanda di rito verso la fine dell'intervista, insomma. Quindi, qual è il tuo classico Disney preferito e qual è il personaggio in cui ti rispecchi di più? Per entrambe le domande rispondo Hercules. Oh, il mio classico preferito. Adesso no, mi chiamo Luki, vabbè, mi sono dimenticata, però io sono la Dream Meg. Piacere. Sì, fenomeno. No, nel senso che Hercules è il mio preferito, quindi un attimo, scusate. Ci hai rinominato. Ah, grazie. E poi da piccolo con nonno tantissime volte vedevo sia il cartone di Pinocchio, il primissimo, sia il live action, diciamo, con Nino Manfredi. E quindi poi ti rispecchi in Hercules? Sì, sì, mi è sempre piaciuto. Quindi sì, Hercules e subito dopo il Re Leone. Il Re Leone è un must per tutti quanti. Sì. Per tutti i gomiti. Sì, è vero, è vero. E invece Aladdin ti è piaciuto? Vai. Di Aladdin invece, vabbè, adesso magari sei un po' più di parte, però ti è piaciuto più live action o sei più legato al classico? No, vabbè, il classico ha sempre un fascino maggiore, però ecco, appunto, se anche il live action è ben fatto, comunque, no, gli rende comunque giustizia. Sì, sì, è vero, infatti Aladdin è stato il mio live action preferito comunque. Vai, Fede. Allora, stavo leggendo i commenti. A proposito, se avete domande per Manuel, fatele adesso. E chiedevano se sei fan della saga di Star Wars. No. Strano. Giustamente, a lui piace Harry Potter e non è fan di Star Wars. No, a me piace tutte e due. Noi l'abbiamo avuta oggi. Uno a cui piace Harry Potter, non potevamo avere l'esatto. Esatto. Vabbè. No, nel senso che in generale non mi fanno impazzire i film di quel genere. Poi, insomma, con Star Wars io sono dell'idea che sono cose che o hai da piccolo l'imprinting oppure poi dopo un po' le perdi. Quindi non l'ho mai visto benissimo. Quindi, però se devo essere onesto, non ho nemmeno la voglia di mettermici. Vabbè, anch'io la devo trovare. La troverò. Ora. Ma invece i film Marvel? Marvel, sì, 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 sì. Marvel, qual è il tuo supereroe preferito? C'è l'amico Spider-Man. Alex Polidori. No, Alex Polidori. Sì, Spider-Man. Quanto ti ha dato per dirlo? No, noi ci scambiamo marchette così. Lui dice cose a me, io dico cose a lui. No, il mio preferito è Spider-Man da sempre. Quindi un giorno tra i 70.000 Spider-Man dell'universo Marvel che ci sono, spero di farne uno. Una volta. In proposito, non so se hai letto la notizia che praticamente faranno un live action su Atlantis e sono, diciamo, i favoriti sono o Tom Holland o
Cole Sprouse. Quindi sei proprio che Civil War. Civil War tra voi due. Esatto, bravo. Vabbè, io anche ho interpretato un supereroe X-Men, quindi se facessimo Civil War io sarei Ciclope su X-Men Apocalypse. Poi comunque, vabbè, io sono più grosso di Alex, quindi vincerei io comunque. Fantastico. Chiedono anche di Hunger Games, che sei sì. Tu hai doppiato Pita. Sì. Che cosa chiedono? Puoi dirci? Ti piace la saga? Sì, Hunger Games mi è piaciuta, è uno di quei film che però dovrei rivedere, perché ho visto la saga completa soltanto una volta e vorrei rivederla con maggiore attenzione, però mi è piaciuta e non vi nascondo che all'inizio l'idea di questi che si ammazzavano mi fomentava parecchio. Ah, figa come idea. Quando c'era la sirena, le cose. Poi io volevo farti un'altra domanda, perché ho visto che sei stato a Disneyland di recente. Sì. Quindi volevo chiederti qual è stata la tua attrazione preferita. Allora rido perché io ho paura delle montagne russe. Grazie, anche io. Silvia, lui non mi fa compagnia, chiedi con noi. Madonna, io. Mentre invece la Federica, la mia ragazza, no. Quindi l'ho praticamente mandata da sola. L'ho praticamente trascinata in giro per il mondo Disney World. La cosa più estrema che ho fatto è stata forse l'attrazione di Pirati dei Caraibi, che c'è tipo una mini discesina. Lei invece a un certo punto mi ha salutato e mi ha detto: guarda, io vado a fare lo Stargate. Giustamente. Oh, vabbè, io le attrazioni che ho visto, che ho fatto, sono state, vabbè, Pirati dei Caraibi, bellissimo, fatta benissimo. Sì, poi ho fatto il trenino di Indiana Jones. Vabbè, dai. Però come già... Silvia, siete incoerenti. È vero. Vabbè. Perché quella è adrenalinica. Vabbè, non ci infatti... sono discesone proprio. Che discesone. Beh, però... C'è il giro della morte. Vabbè, ma il giro della morte è come andare dritti alla fine. Oh. Sì. Per me sì. Beh, ho fatto La Casa dei Fantasmi, bellissimo. Mentre invece nel pomeriggio, dopo tutte queste emozioni forti, ho fatto Il Viaggio nel Minimondo. Okay. Quello dentro la bagnarola con l'acqua. Che sono salita quella. No. Per quanti giorni hai avuto questa canzoncina in testa, più o meno? Sempre. E poi basta, però ecco... È stata una cosa bellissima per me andare a Disney World, perché appunto si respira proprio tutto. Poi c'era quando si illumina il castello. E pensate, ho anche assistito a una proposta di matrimonio sotto il castello. Perché stavo anche noi! E quindi la tua ragazza ti avrà pure guardato male. No. Stavo camminando e appunto abbiamo visto questo che si inginocchiava. Ma che fa? E poi insomma lo riprendevano, quindi abbiamo capito. E stava facendo la proposta alla ragazza. Bello. Anche noi a dicembre, mentre Fabio stava facendo le foto. Solo che lei si è alzata, gli ha dato una pizza e è andata via. No, scherzo. Ma a dicembre, quando ci siete andate voi? Noi ci andiamo tre volte l'anno. Noi siamo state dal 18, diciamo. Ah, no. Dal 15 io al 17. Io il 6 dicembre ci sono andato. Ah, Vicino, il prossimo dovete tornare con noi. Va bene, volentieri. Alex, gliel'abbiamo detto. Così detto, Federica si fa le montagne russe con noi. Tu rimani con Silvia. Tu rimani con Silvia. Pure Alex rimane, perché pure Alex. Spider-Man. Aspetta, no, forse mi confondo. No, andiamo mi sa in giro tutti e quattro. Mi sa che è Sara che non fare le cose tranquille. La ragazza di Alex. Sì, mi sa che Sara non le fa. Vabbè. Ci faremo compagnia. Invece io ti chiedo, il libro e film invece preferito di Harry Potter? Allora, il film... sicuramente perché da piccolo mi affascinava un po' questa figura, è Harry Potter e la Camera dei Segreti col basilisco. Mi piaceva molto. E,
però diciamo a livello di intensità secondo me il più bello è il Principe Mezzosangue. E... ma i libri in realtà mi sono piaciuti tutti, forse no, non è, me ne è piaciuto uno meno, mi sono piaciuti tutti. È vero, è difficile scegliere. Anche io non so mai rispondere. Ti chiedono anche, tra tutti i film della Marvel, qual è il tuo preferito? Tra tutti quanti... beh, io direi la saga di Sam Raimi, il primissimo Spider-Man con Tobey Maguire. Anche se non è il più bello dei tre, quello che mi fomenta di più è Spider-Man 3, perché c'è Venom che a me piace molto. Invece il Venom che è uscito adesso, cioè da poco. Bellissimo. Bello. Tom Hardy è figo poi. No, infatti è carino. Ti piace esatto. Il Signore degli Anelli, chiedono? Presumo di sì. No. No? No. No, non... più forte di me. Eri andato in Piemonte per il Trono di Spada. Ah, beh. Poi mi hanno invitato, mica ci sono andato io. Mi hanno invitato per prendere gli insulti. Esatto. E mi prenderò pure adesso, perché Star Wars va bene, il Signore degli Anelli però no. No, tranquillo, adesso ricordiamo che tu sei quello di ha toccato il motoschifo e scateniamo di nuovo le tue groupies. Grazie. Esatto. Vabbè. Dicono che la trilogia di Raimi non è propriamente Marvel, ma della Sony. Invece solo Marvel? Cioè solo Marvel, allora, Cinematic. Solo Marvel... Non puoi dire Spider-Man. No, vabbè, a parte Spider-Man, ovviamente io direi gli Avengers, la saga è bellissima. Anche Endgame, a parte il finale, tutto il film è una cosa assurda di fomento, di... Poi Thanos è figo, voi dite quello che volete, però è figo Thanos. Sì, sì, è grande cattivo. Sì, aspetta. Allora, chiedono che se faranno un sequel di Aladdin, tornerai tu a doppiare Aladdin? Mi sa che non lo fai nemmeno penso... tu, però in teoria speriamo di sì. Insomma, se non succede che cambiano l'attore, sì, dovrei essere sempre io, insomma. Speriamo, perché per noi è sempre un trauma quando succede, quando ci cambiano i doppiatori, quindi sì. No, non fatto. No, ma non credo, cioè insomma, se è lui credo che se doppierò. Chiedono se puoi fare una citazione di Phineas. Beh, certo. Ferb, so che cosa faremo oggi. Ehi, dov'è Ferri? Ah, poi vi devo raccontare questa cosa, visto che l'hai denominato Phineas e Ferb. Non so perché da anni gira questo falso mito che io ho doppiato pure Perry, perché ogni tanto in giro faccio... ma non lo doppio io. Però su internet risulta che io doppio anche Perry. Ah, vabbè. Ok. Tra l'altro, ragazze, non è nulla di... ancora non è ufficiale, eh? Mm? Però mi sa che si parla di un nuovo film di Phineas e Ferb. Sì, attenzione. Disney Plus. No, spoiler, così. Non è niente di ufficiale, quando lo sarà, se lo farò io, perché sono un po' cresciuto, però insomma... No, di però recente... ti è rimasta la voce... sì, poi di recente su Disney Channel c'era una serie che era la legge di Milo Murphy, sì. Dove io doppiavo Zack, il suo amico, e c'era un episodio crossover con Phineas e Ferb, sono riuscito a farlo, ho doppiato tutti e due, per fortuna. Oh. No, infatti ti è rimasta un sacco la voce... Comunque, anche se immagino che eri molto più piccolo quando l'hai doppiato. Ovviamente. Sì, sì. Sì, sì. Però sì, un po' mi è rimasta, dai. Invece una frase da Aladdin. Da Aladdin. Aspetta che mi muto. Allora, beh, quando c'è la scena prima della canzone, quando dice... dovreste vedere questi posti,
c'è tutto un mondo fuori da libri e mappe. Vi va? Poi quando sale su, ti fidi di me. E poi c'è la canzone. Bello. Come cambia comunque la voce, assurda. Sì, bellissimo, mamma mia. Ci sono altre domande? Allora. Sì, sì. Allora. Troppe. Non chiedono, non avendo visto niente della saga di Star Wars, com'è stato doppiare Cal in Jedi Fallen Order, che non so cosa... Sì, è un videogioco che è uscito l'anno scorso a maggio per la PS4, e, appunto la il contesto è Star Wars. E, no, vabbè, diciamo che quando doppi un videogioco è completamente diverso tutto. Perché doppi praticamente seguendo soltanto l'onda sonora originale sul monitor, ci sono soltanto pochissimi spezzoni di video, perché ovviamente anche loro non ti fanno vedere il gioco già ultimato, perché più delle volte anche loro devono finirlo, e quindi praticamente ovviamente poi nei giochi si muore anche, quindi poi si ricomincia il livello, quindi alcune giornate le ho passate a fare tantissime frasi per tutte le situazioni, quindi non so. Oddio. Bene, andiamo avanti. Oh no, riproviamo. Però è stato che bello. Parliamo... È stato bello perché l'attore che ho doppiato su questo gioco è lo stesso di Shameless. Ah. Mm. Vedete Shameless? Visto che parliamo... Ho visto sì, il trailer. Dalla serie. Sta su Netflix. C'è una mia amica che adora quella, Amazon. Quella serie. Amazon Prime. Ah, Prime, ok. Sì. No, visto che parliamo di videogiochi, mm-hmm. Kingdom Hearts ci hai mai giocato? Ti piace? Kingdom Hearts non ci ho mai giocato, però mi attira molto perché vedo che ci stanno un sacco di personaggi anche Disney, un incrocio di cose, quindi prima o poi ci giocherò. Bravo. Grazie. Sì, Silvia, un po' fissata. Chiedono una citazione di Pita, please, proprio così. La citazione di Pita, ma la ricordi? No, io mi ricordo solo il pezzo sul primo quando devono giocare, quando lui dice non voglio che mi cambino, che mi trasformino in quello che non sono. Ricordo solo questo. Chiedono la frase di Pita quando chiede a Katniss tu mi ami, vero o falso? È la mia preferita di tutta quella la frase, ok. Sì. Tu mi ami, vero o falso? Basta. Grazie. Basta. Fatto wow. Ma invece il personaggio che hai doppiato che ti rispecchia di più? Che ti ci sei rivisto di più, magari? Così mi è venuto. Che mi rispecchia di più? Che ti ci sei rivisto di più? O che ti magari che ti è piaciuto più doppiare? Quello no, è vabbè. Completamente diverso. No, io dico, mi ricordo sempre con piacere Dez su Austin Ellie. Ah, sì. Sì, perché insomma mi ricordava un po' Jim Carrey come movenze, l'attore, poi insomma fa tutte cose improbabili, improponibili, e io insomma di carattere sono sempre un po' sopra le righe, anche quando sto con gli amici, quindi... mi sono ritrovato un po' in lui, ecco. Sì, no, è simpatico comunque come personaggio, sì, sì. Mastinelli è carino come serie pure. Sì. Era una serie che andava su Disney Channel anni fa, mamma mia. Mi sa che sta su Disney Plus. Adesso sta su Disney Plus, sì, sì, sì. No, è molto carina come serie, forse è una delle ultime carine di Disney Channel. Che adesso non c'è più. Sì, fa la richiesta quella super mega wow. Sì, perché in tanti ce lo stanno chiedendo e noi l'abbiamo già chiesto a Manuel, l'abbiamo chiesto a Manuel, visto che noi alla fine chiediamo sempre monologhi, ma per lui abbiamo chiesto se ci può cantare un pezzo di Mondel mio, visto che abbiamo il doppiatore. Va bene, certo. Quindi sì, direi che è arrivato il momento. Falli vedere pure i pupazzetti se vuoi. Sì, sì, aspettate che... Però facci vedere prima. Aspettate che recupero l'altro che... È caduto anche lui. È caduto miseramente. Ecco.
il pop. Eccoci. Allora, se vedete del rosa è perché sono in camera di mia sorella che è più illuminata. Allora, metto tutte e due qua, eh? Allora, ora vieni con me verso un mondo d'incanto, principessa, è tanto che il tuo cuore aspetta un sì, quello che scoprirai è davvero importante, il tappeto volante ci accompagna proprio lì, il mondo è tuo. Con quelle stelle puoi giocare, non ti diranno no, o non si può, è un mondo tuo per sempre. Poi ve ne faccio un'altra che non faccio mai perché non la richiedono molto, però una così. Vai. Ratto, cane, rubo pane, ma in fondo uno straccione, non mi sento proprio, solo che non vedranno quell'uomo buono che è in me. Ecco. Bravissimo. 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 Grazie, bellissimo. Oh, grazie. Veramente i brividi, guarda. Veramente i brividi, sì. Oh, bravissimo. Bravo. Grazie. E qui si può piangere, dicono. Si sono emozionati tutti. Piangere. Brividi, grazie. No, vabbè. Grazie Manuel, sei stato fantastico. Noi ti ringraziamo di nuovo per aver accettato il nostro invito. E che altro dire? Lo potete seguire su Instagram, è una pagina Instagram, no? Sì. Se lo vuoi, Manuel Meli. Hai anche un profilo TikTok? Sì. L'hai detto con un po' di titubanza, ci sono degli scheletri in armadio che non vuoi che siano visti. No, è che diciamo che ho ceduto anch'io a questa tentazione. Ah, anche noi, che noi ci vediamo benissimo. E quindi ho fatto un po' di cose, adesso l'ho un po' abbandonato perché... il motivo per cui ero titubante è questo, che fondamentalmente non mi fa impazzire come funzionalità, diciamo. Un po' particolare. Sì, anche noi, particolare, anche noi non ci ritroviamo molto, anche se stiamo provando a utilizzarlo. Forse perché è troppo per la nuova generazione. Sì, siamo troppo vecchio. Siamo abbastanza. No, anche esatto. Perché tanto ogni volta ormai è oppure allevato, esatto. Cioè, dopo un po' basta. Certo. Dobbiamo fare tutti insieme adesso. Sì, certo. Facciamo 1000 like. Dai, Fede, metti la canzone. Ma sul serio? Sto parlando. Ma veramente? Dai, ok. Dovete fare il okay, come si fa? Bravo, perché tanto adesso... Okay. Come si chiama la canzone? Siamo tutti. Ma ce l'ha, ce l'ha. Tanto povero Manuel, se ne andrà dopo questo. Scappa, no, io non la faccio, fa Aladdin, no. Mi rifiuto. Sento qua. Ah, perfetto. Dai, bravo. Aspettate, ve le ricordate tutte le mosse? E dai, dai. Dopo che abbiamo fatto quelli di School Musical, siamo partiamo con la destra. Ma io c'ho questa è la sinistra mia. Sì, con il braccio destro. Avvisa però. Aspetta, metti la gamba. Metti la gamba. Oh, Gesù. Aspettate. Avvisa. La sentite? Vai. 12, 3, 2, 1. Vai. Vai. Aiuto, no. Brava, basta. Mamma mia, va bene, dopo questo. Sei imparato a dal nostro TikTok. Ragazzi, eravamo andati benissimo. Eravamo infatti.
Non so come è venuta questa idea. Grazie Manuel per esserti prestato anche a questa cosa di dire. No, no, figuratevi. Di questo ci odierà. È un piacere. Ah, detto questo, no, aspettate, sì, qua devo vedere come si sta. Perché tu devi sapere. Sì. No, l'ultima live che abbiamo fatto con Massimiliano Manfredi. Sì. Siccome io sono lost, praticamente ero talmente emozionata che invece di mettere stop alla live, sono uscita io dalla live lasciando loro live senza poter stopparla, perché poi da me l'ha messo a Massimiliano Manfredi, che però era andato via. E quindi panico, 5 minuti live nel panico non sapendo come uscire. E io dietro che bellissimo. Dicevo, vabbè. Quindi questo. Vabbè. Ok, comunque, stop live quindi. Ci sono. Ciao a tutti, grazie. Comunque, grazie ancora a Manuel e grazie, ciao, a, grazie a voi, ciao a tutti. Ciao. Ciao ciao.